Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua a Gerola, come possiamo vedere, e oggi è il giorno della partenza per andare in Svizzera per andare a vedere la gara di Coppa del Mondo di sci, specialità gigante. Qua in mano con me ho i biglietti che la Sofì ha gentilmente stampato, purtroppo lei non può venire. A mezzogiorno arriva il Corazza a prendermi in macchina e poi si parte. Ragazzi, siamo in Svizzera. Allora ragazzi, aggiornamento della situazione. Stiamo attendendo il nostro traghetto, che altro non è un treno sul quale dovremo salire in macchina, stare in macchina e aspettare che il treno ci porti nell'altra valle. Intanto inizia anche a nevicare, come possiamo vedere. Ecco che stiamo salendo sul treno. Qui ci sono tutte le altre macchine. Allora ragazzi, a parte che non si vede niente, però è ufficiale, stiamo partendo. Questo qua davanti ha lasciato le luci accese, anche se non si potrebbe. Molto molto affascinante tutto ciò. Sì, di giorno mi sa che rendeva il doppio. Ah no, a parte che poi siamo in galleria, quindi non si sarebbe visto nulla. Buonanotte ragazzi. Vai Corazza, saluta. Buonanotte. Saluta i fan. Bene ragazzi, allora, esattamente lì abbiamo dormito. Adesso stiamo andando a prendere la macchina per andare appunto ad Adelboden per vedere sta gara. Questa gara qua di Coppa del Mondo di sci. Ok, let's go. Casa dolce casa, tra il cinese e il kebab varo, che sta al centro. Lì a sinistra c'è la stazione e qua siamo a Interlaken, bel posto. Ecco qua ragazzi, questo è il lago di Kun ed è uno dei due laghi vicini a Interlaken. Ragazzi, questo qua è il posto dove lasceremo la macchina per poi andarci con le navette. Inizia a esserci già un bel po' di gente. Ecco l'uomo chiamato Tifo. No, il portafoglio è questo, io solo. Abbiamo anche le bandiere, comunque siamo le uniche macchine italiane su 12.000 macchine svizzere. Si vede che siamo in Svizzera. Ich habe so Sachen zu sagen, ganz klar: Angurtenpflicht und Maskenpflicht. Allora, ha appena detto qualcosa in tedesco e non abbiamo capito un cazzo noi. Però mi sa che sono le cinture. Io tutti sono partiti ai comandi noi, ma che cazzo! Allora, il prezzo del biglietto del pullman più il parcheggio è di 15 franchi. Quindi niente male, perché la macchina la lasciamo parcheggiata tutto il giorno, più la navetta dura 20 km, 15 franchi a macchina, non a testa. Allora, Green Pass controllato, adesso là ci controllano i biglietti e lì è la busta. Ancora un attimino. Passati anche i controlli, siamo sempre più vicini alla pista, per fuori là. E adesso andremo a trovare il nostro amico Blardone che ci aspetta a fare la diretta. Ci hanno controllato gli zaini e nulla, adesso qua direzione arrivo. Sempre, sempre più vicini. Posso toccare la linea dell'arrivo ormai. Comunque è difficilissimo camminare nella neve con le mie scarpe. Ovviamente zero scarponi. Und dann haben wir die 8 Schweizer auf der Startliste. Ma che cazzo di gente c'è? Eine fährt noch. Comunque Maxi Schermo qua per vedersi. Maxi Schermo per vederli. Punto di arrivo lì. Ja, grossa. Appena partito il primo. Ragazzi, sta scendendo Maillard adesso, è dietro e gli svizzeri qua sono zitti. Und jetzt helfen Sie, Leute! Hey, ja, hey, ja!
prendendo il beniamino degli svizzeri, Odermatt. Ed è davanti di 2 centesimi. Attenzione, dietro di 2 decimi. Ha scarrezzato un po'. Entra bene nella blu. Attenzione, intertempo dietro, perde ancora. Lo aspettiamo sul muro. Per ora adesso ragazzi dobbiamo vedere il casino che succede se arriva dietro, perché adesso in testa Fabio. Altra persona a seguire, Kristoffersen, norvegese. Stanno un po' nell'ombra. Tito bello aggressivo. E arriva dietro di tantissimo, madonna! Das erste Podest in einem Weltcuprennen wurde er Zweiter. Zweiter wurde er aus letzten Februar bei den Weltmeisterschaften in Cortina. Der Partito sembra bene. Weltmeister in dieser Disziplin. Un centesimo attaccato. Oh mamma mia! Er ist in Form in diesem Winter, darf man sicher behaupten von Ali Brandini. Jetzt die nächste Zwischenzeit 39.05. Ancora lì, ancora in gioco. Sei centesimi. Das gibt eine Geschichte zwischen Odermatt. Quanta ansia! Quanta ansia! Nächste Zwischenzeit vor der Einfahrt in den Ziel. Madonna, ha battuto una porta. Sì! Das geht gut, das ist in testa. Gol! Allora, Ali Brandini è su lì, che è caduto. E Ale Corsi lo sta guardando nel migliore dei modi. Danke, Gregor, für die Fernsehung. Ich habe vorher ein Bild gesehen. Ragazzi, questo è colui che è in testa alla gara per ora, Odermatt. Ed è il beniamino degli svizzeri. Marco Remo. Wir warten jetzt auf die offizielle Mitteilung der Schiedsrichter Qualifikation. Ansonsten sind dann diese Resultate offiziell. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück mit den Feinstimmen auf dem zweiten Durchgang. Das große Spektakel der Murmaurerbrüder. Sieht schon mal super aus. Die neue Runde Tribüne. Und dass wir morgen. Cercavo. Aber jetzt nicht mal, da können Sie nicht tanzen, aber was ist da los? Bewegen das Bandlein! Zu unterstützen. Wir haben auch im zweiten Durchgang wieder um 3. Dritten Zwischenzeit, 20. war er in Sölden und 25. in Alta Padia. 21:44 von Nesbohr und Hagen und jetzt 1200. Vorsprung für Mauerberger bei diesem Marken. Mauerberger!
38 secondi. Il tempo finale per Maurberger. Hundertstel. Kann er die Führung übernehmen? Das wäre natürlich eine ganz tolle Sache hier für das Skipublikum im Maracanã von Adelboden. Und Kino, da geht es nach der nächsten Zwischenzeit 20:38. Für eine erste Zwischenzeit. Tonetti gegen Sarrazin. Tonetti mit 1,40, 41,46 und Vorsprung. Da will er in die Leaderbox der Italiener. Das ist definitiv der Fall. 26. in Sölden als bestes Saisonresultat. Das will er toppen heute. Das kann er natürlich auch toppen, wenn er jetzt hier unten alles zusammenreißt und die Führung will er übernehmen. 68 Hundertstel, einen Teufelsritt hier von Riccardo Tonetti. 68 Hundertstel Vorsprung also im Gesamten gegenüber von Sagasa, der immer noch in Führung liegt und gar jetzt immer noch an zweiter Position. Und jetzt die dritte Zwischenzeit hier jetzt für Tonetti. 1998 Sagasa und Tonetti noch 47 Hundertstel. Er biegt aber hier in den Zielhang ein als Leader. Riccardo. Adesso scende Odermatt, vediamo come farà il tifo di svizzeri. Mit einer Reserve gegenüber Feller von 1,17, Marco Odermatt jetzt im ersten Sektor unterwegs Richtung erste Zwischenzeit. Allora ragazzi, sono tornato in Italia, come possiamo vedere, sono qua a casa mia. Non dopo aver fatto il tampone, che è risultato fortunatamente negativo, perché come avete visto dal video c'era un sacco di gente senza mascherina, io l'ho tenuta sempre su.
parte quelle due o tre volte per parlare alla videocamera che magari c'era troppo casino, la toglievo un secondo e poi la rimettevo su. Comunque questo è un cimelio che ho recuperato da Del Boden, la berretta della Swiss Ski. Questa era la mia avventura, andare a vedere la Coppa del Mondo di sci da Del Boden, specialità gigante. Purtroppo gli italiani sono andati così così, quello più forte è uscito, ma vabbè, ci sta. Era veramente difficile la pista. E noi ci vediamo in un altro video, come sempre, qua sul mio canale. Vi ricordo di mettere il like e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Basta schiacciare qua sotto il mio nome e vi esce fuori iscriviti. Con questo video è tutto. Ciao e alla prossima.